Si entra un po' in crisi dopo un po' di anni che si fa questo mestiere, perché tu senti la tua voce data a tanti personaggi e la gente magari riconosce. Io ti faccio un mio esempio, Sì. negli anni 90 io, vabbè, seguivo, avevo la mia serie televisiva, anzi le mie serie televisive quando ero un po' più pischelletto, che ne so, Beverly Hills 90210, la voce di Brandon, o ancora meglio quello di Dylan, che magari ha 36 anni come me, forse se la ricorderà questa serie, amatissima dai giovani. Beh, insomma, magari sentivi ste voci, bellocci loro da paura, poi magari vedevi i doppiatori, dici, ma insomma, tu sei Dylan, insomma, datemi l'originale, capito? Adesso io non so chi sono i doppiatori, quindi massimo rispetto per queste persone. Però è forte questa cosa. Può trarre davvero in inganno, ma Vabbè, tanto, tanto, in tanto, questo c'è una similitudine con la radio, c'è la voce dello speaker. Adesso le radio, vabbè, hanno anche l'immagine, ma noi anche se siamo una web radio volutamente non le utilizziamo perché ci piace raccontare, e però le radio che hanno le immagini, tu lo speaker lo vedi ancora prima, un altro po' di sentire la voce, quindi non c'è più il fascino di immaginare com'è lo Sì, c'è la speaker. curiosità, c'è il... Rimane il... Non ho quella domanda, ma come sarà? Come sarà? Quindi è entrato un po' in crisi, cioè nel senso che poi non, le persone vi conoscono con la voce, ma non con l'immagine, e quindi magari Assolutamente non sanno no. neanche chi siete. Esatto. O Noi sì. siamo... Molti di noi si definiscono voci nell'ombra. Ah, bella questa definizione, voci nell'ombra. Voci nell'ombra. Perché a me viene in mente, che ne so, la voce mitica di Ferruccio Amendola, che ha prestato la voce a Però tantissimi. Ferruccio lo conoscevano perché lui faceva anche pubblicità, televisione, faceva anche cose Ecco. così. Quindi per esempio lui è stato uno dei casi, poi adesso più recentemente citavamo prima Luca Ward, quindi persone che davano una voce ma si vedevano anche in video, ma ci sono tanti che invece magari non riescono ad avere la possibilità di andare anche in video e Io ci rimangono. sono andato, Ah, ecco. spesso. Quindi hai avuto la possibilità anche di farti vedere con la tua immagine Sì, a sì, beneficio sì, sì. della nostra amica Alessandra, che magari è pure curiosa, a quest'ora avrà cercato su Insomma, mi avrà Facebook. Bene, sgamato con tutte le foto, le cose, capito? nella sua scheda è citato questo, no? Fatto anche Sì, con Christian De Sica. Massimo Boldi, Natale in India ho fatto. E prima, Proprio come attore? come attore, facevo il figlio di Christian De Sica. Ah. E poi, tempo prima, tantissime pubblicità, le scarpe Valle Verde, il mais Colombani, la banca credito cooperativo, il canone della Rai, la Quello era maionese. mese, non lo facevi. Un po' capito quanto mi hanno blastato. Quello era. La maionese Kraft, ne ho fatte tantissime. Ah, la benzina verde. All'epoca, quando uscì la benzina verde per la prima volta, c'era la Kuwait che la pubblicizzò. E io feci la pubblicità della Kuwait. Se non volete rimanere al verde, Esatto, c'era una sì. cosa tipo questa, insomma, che non fate come me che vado in bianco, almeno usate quella verde, Quella insomma. verde, almeno. Sono tutte cose improvvisate. Comunque, no, mi piace, mi piace. Quindi c'è veramente questa cosa di dare la voce. Senti, il Per esempio, ti faccio personaggio. un altro esempio. Sì. Pino Locchi. La famosissima e bellissima voce di Sean Connery. Ah, è lui, ecco. Tutte le donne innamorate perse, tutte le donne che scrivevano lettere, lo chiamavano, si facevano registrare le segreterie telefoniche. Anche da mio nonno facevano fare queste cose. Però lui aveva questa voce incredibile, incredibile. Però poi come persona. Cigoli, Emilio Cigoli, un'altra voce proprio da far squagliare qualsiasi corpo femminile. E poi lo vedevi, Emilio Cigoli era un bell'uomo, ma Pino Locchi era bassino, un po' cicciottino, con gli occhialoni, e tu dici, ma non è possibile. Vedi, Cioè, tanta tanti miei voce. colleghi dicevano che era pazzesco guardarlo, perché quando parlava tu non, ti gira, Dovevi chiudere ti gli diceva, occhi e dici, no, guarda, dicevi, ma no, ma non, c'è un viene altro? da qua, no, c'è uno dietro, È oppure, posseduto. sì, non è possibile che questa voce venga da questo mino. Scollava da se stesso, dicevano, era una cosa, io l'ho conosciuto, era particolare, Immagino. Senti, il personaggio che più ti ha dato soddisfazione di quelli che hai doppiato? Cioè, dici, guarda, questo proprio, cioè, l'ho sentito proprio molto, sì. molto Ah, sulle ce mie ne sono corde. diversi, ce ne sono. Infatti, anche perché noi abbiamo citato alcune cose, ma veramente, cioè, la tua voce a chi l'hai data?
che è detta così, diciamo che io meno male che sei un maschio, sennò... l'ho data un po' a tutti così come se non fosse mia. Lo sai che poi veramente su questo c'è una domanda, ma la facciamo dopo, però. Tanto vabbè, l'avrei già immaginato. Dopo le 23:40 in seconda serata, esatto. Che stavo dicendo? Ah, io sono la voce di Elijah Wood, Shia LaBeouf, Jesse Eisenberg, Michael Cera. Questi sono gli attori minori. Un esempio di titolo, ci chiami i film. Sì, Elijah Wood lo conosciamo tutti nel Signore degli Anelli, Ogni cosa illuminata, Hooligans, tantissimi film, insomma. E l'ho doppiato io sin da quando ho iniziato praticamente, siamo cresciuti insieme. Shia LaBeouf è quello dei Transformers, quello dei To Rome with Love, o The Social Network. Okay. Poi vabbè, dai, il Club degli Imperatori, insomma, Zombieland, okay. per fare degli esempi. Poi chi altro? Domanda. Sì. Potresti tu ho mischiato tutto. Ho mischiato due attori, scusa. Shia LaBeouf è il... Ti ho detto si entra in crisi dopo un po' di anni questo lavoro. Mi si mischiano. No, stavo dicendo, Jesse Eisenberg è The Social Network. Il Club degli Imperatori, Zombieland, tutto qua. Shia LaBeouf, i Transformers, Guida per riconoscere i tuoi santi,